Francesco Loi, prima gara ufficiale, una vittoria per 3-1, si riparte e quando si vince va bene. Poi nella partita tante cose buone, qualcuna meno, ma siamo all'inizio, prima gara ufficiale, quindi è normale, no? Beh, sicuramente, allora, innanzitutto sarebbe da ipocriti dire che non fa piacere vincere, perché vincere nel calcio fa sempre piacere a tutti. Però bisogna essere anche molto onesti, questo è calcio d'agosto, conta molto poco se non per avere delle indicazioni su quello che è il livello di condizione, livello di crescita, conta magari tanto per iniziare a far fare qualche minuto ai ragazzi che non si sono mai cimentati con la categoria, con un avversario tosto, esperto per la categoria, ben messo in campo, con un'idea di gioco già abbastanza precisa. Sono contento perché comunque più o meno la partita mi ha dato le risposte che mi aspettavo. Molto contento dell'impatto dei più giovani sulla categoria. I primi minuti Budoni, buon palleggio, una scelta vostra di aspettarli per poi ripartire? No, ma diciamo forse un po' tutta la partita il Budoni a livello di palleggio è stato superiore a noi, anche se nel primo tempo un palleggio fatto più che altro nella loro metà campo, un giro palla abbastanza preciso, si vede anche abbastanza collaudato negli anni, perché comunque tre quarti della difesa giocava già assieme. La solita squadra molto difficile da affrontare. Secondo tempo, l'ultimo quarto d'ora sicuramente abbiamo avuto un calo importante, ci siamo abbassati tanto, abbiamo concesso troppo, ho regalato l'occasione del gol e su quello dobbiamo lavorare. Però anche tante note positive, perché poi alla fine, non giocando un calcio molto estetico, abbiamo creato tantissime palle gol, e già quella è una buona indicazione, perché comunque io voglio una squadra molto concreta, efficace, pulita e senza fronzoli, e da questo punto di vista ho avuto già risposte importanti. Infatti dopo quei 10 minuti, un quarto d'ora iniziale di, diciamo, di palleggio del Budoni, alla prima occasione avete punito sponda di Meloni per Cadao che poi l'ho messo dietro, è un tuttofare preziosissimo. Sì, però devi considerare che Budoni era, almeno la squadra di oggi, una squadra molto brevilinea, molto giovane rispetto alla nostra media età, quindi era normale che dal punto di vista del dinamismo, della corsa e anche della condizione ci mettesse molto in difficoltà. Siamo stati sinceramente molto bravi a riconoscere quello che poteva essere il nostro limite e a non strafare. Poi siamo cresciuti, abbiamo creato due o tre palle gol importanti, anche ben costruite. Primo tempo abbiamo giocato troppe palle lunghe sulla prima punta, secondo tempo abbiamo giocato più sulle ripartenze veloci. Ci ha aiutato molto il fatto anche che eravamo in vantaggio, quindi loro per forza di cose sono dovuti scoprire un attimino di più. Nel momento in cui loro hanno ripreso campo in modo importante, hanno fatto il 2-1, siamo stati bravi a sfruttare la ripartenza e a chiudere la partita. Però diciamo note positive anche per quanto riguarda la realizzazione, perché comunque tre gol vanno fatti e tre gol ce li teniamo stretti. L'hai detto prima, note positive sui giovani. Spano 2002, allievi del Cagliari, è andato molto bene a sinistra. Hai fatto entrare Mereo, che conosci benissimo, attaccante di Villagrande, che arriva dalla prima categoria 2001, che ha fatto un gran gol in diagonale e un bell'assist per Meloni. Sì, diciamo che sull'assist Meloni, però il 50% del merito va a Marco Niedu, che ha recuperato una palla disarciolandola dai piedi del giocatore, e questo è quello che io chiedo anche ai giocatori più tecnici. Mereu è un giocatore che deve crescere, è una scommessa della società, perché siamo andati a prenderlo in prima categoria, ci crediamo, come crediamo in tutti gli altri ragazzi giovani e sardi che abbiamo cercato di portare dal circondario, dal cagliarittano, e c'è tanto materiale vergine sul quale puntare. Ci sono molti 2002 che sono proprio fuori anche dal fuoriquota più piccolo, ci sono dei 2001 molto validi, ci sono dei 2000 all'esordio, come è stato l'esordio di Martorella ad esempio, del portiere, che si è
disimpegnato molto bene. C'è stato l'esordio tra i grandi di Marungiu, che pur arrivando dalla primavera del Cagliari, oggi è la prima partita che faceva tra i grandi, è stata positiva dal punto di vista del sacrificio, ha fatto quello che gli ho chiesto. Ovviamente in questo momento la condizione non può che essere al 30-40%, sono contento anche che lo sia, perché sarebbe preoccupante che abbia una squadra in condizione al 18 di agosto, perché vorrebbe dire che difficilmente arriverebbe al 3 di maggio a potersi giocare quello che è l'obiettivo fondamentale e vitale, che è quello di una salvezza. Si cresce con le partite ufficiali, ne farete un'altra e tra l'altro vi testerete già con una trasferta. Sì, probabilmente con una squadra molto forte anche, tra l'altro, che sarà l'Ostia, al Pomezia, ma in questo momento ci serve per dare i minuti soprattutto ai più giovani. È difficile in questo periodo trovare squadre con le quali confrontarsi per fare amichevoli, quindi ben vengano le partite ufficiali, che ci aiutano ad affinare un po' quella che è la conoscenza tra compagni, a entrare in clima campionato, perché si parla anche di fase agonistica abbastanza importante, e soprattutto la crescita dei giovani, che è quella che diventerà fondamentale per il Pomezia. La Coppa serve per crescere, fa piacere andare avanti, ma l'obiettivo è il campionato, prima giornata, Lanusei, un bel derby. Lanusei, per te soprattutto. Il calendario non è stato magnanimo, ma era normale che fosse così, essendo una neopromossa ci aspettavamo di trovare un calendario in salita, e così incontriamo la squadra che l'anno scorso ha vinto il campionato con merito, pur andando poi a perdere lo spareggio, ma quella è una cosa che nel calcio ci sta, gli spareggi, uno li vince, uno li perde, però hanno fatto un grandissimo campionato, hanno soprattutto costruito una mentalità importante, sarà molto difficile andare a giocare nel loro campo, perché è un campo nel quale c'è un entusiasmo che io ho potuto tastare con mano l'anno scorso, e partita peggiore non ci poteva capitare. Andremo con tanta umiltà, cercando di fare il nostro, e cercando di fare un risultato positivo, che per noi sarebbe oro colato. Sei sempre bravo a spegnere gli entusiasmi, ce n'è sempre a Muravera, si inizia con una vittoria, hai parlato di salvezza giustamente, cosa si può fare? Qualcosa in più? Ma no, io ti parlo molto obiettivamente, siamo matricola, neopromossi, una delle realtà a livello di abitanti più piccole della categoria. Abbiamo ottenuto l'80% della rosa che ha vinto l'eccellenza per una scelta societaria e anche mia. E parlare d'altro sarebbe fuori luogo. Questa è una squadra che dovrà lottare con i denti per raggiungere un obiettivo importantissimo, che è la salvezza in un campionato importante che dà visibilità. Spero che con il lavoro, con sacrificio, con tanto impegno, spero di poterlo raggiungere, perché significherebbe vincere un altro campionato. Ne abbiamo parlato con Ervati, l'ultima volta che vi eravate incontrati in un derby, Tortorella-Lanusei, è stata l'ultima vostra partita nelle rispettive squadre e vi siete ritrovati, lui è rimasto un anno e mezzo fermo, tu mezza stagione. Sì, paradossalmente il primo derby ogliastrino della storia del calcio in Serie D l'ho vinto e sono stato esonerato la notte, fa parte del passato. Penso di aver risposto sul campo e non a chiacchiere su quello che è stato quel precedente. Mi piace parlare con i fatti, e i fatti parlano dalla mia parte. Il giorno che i fatti dovessero parlare dalla parte di qualcun altro, gli darò ragione. Per ora mi tengo le mie convinzioni, le mie ragioni, e orgoglioso e anche testardo come tutti i sardi. Io in modo particolare alla sardità ci credo tanto. Quindi fin quando il campo mi darà ragione, con orgoglio dico che avevo ragione io e che infatti mi hanno dato ragione. Il giorno che perderò la ragione sarò disposto a subire tutte le critiche. Grazie Francesco, complimenti per la vittoria e in bocca al lupo. Grazie.